Ciao a tutti, benvenuti, nuovo video di reaction, signori, Starship, guardate lo Starship che atterra, che bello è, quanto bello è! Il Beechcraft Starship ci ho dedicato un video intero, perché se lo meritava, e quindi il nostro primo reel di oggi è proprio l'arrivo, l'atterraggio, il finale per questo bellissimo Beechcraft Starship al Beach Party, che è un raduno che fanno di soli Beechcraft, soli aerei Beechcraft, che è una marca di aerei, ed è fighissimo. Cos'è sta roba? Perché è una mongolfiera? No, no, non puoi atterrare sull'aereo, amico! Ma che sei pazzo! Ma no, ma che botta gli ha dato! Che poi l'aereo... No, 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 c'è l'elico lì! Ma questo qua è proprio incapace. Ma stai scherzando? Secondo me farà finta di niente, perché la mongolfiera è fatta di bimini. Ma che botta che gli ha tirato! Lì è tutto da rifare l'airframe. Okay. Potrebbe esserci cricche, potrebbe esserci qualsiasi cosa ovunque. Devi fare ore di manutenzione, di analisi, dopo che la coda ti è stata spiaccicata così di cattiveria. Guarda come buttano sabbia all'inizio, come buttano zavorra. Ah... Il prossimo. Allora, è una... ok. Aereo turboprop. Sapete ormai cosa sono gli aerei turboprop, perché ci ho fatto un video dedicato, che atterra con dei retrorazzi. E anche al decollo. Ah no no, qui ok, sono dei retrorazzi per frenarlo. Guarda come inchioda. Pensa che accelerazione G negativa che c'hai. Devi avere le mega cinture di sicurezza e comunque ti pigia. Mazza. Questo è il C-130 di Lockheed Martin, in teoria. E usa i retrorazzi anche per decollare, volendo. E lo fanno per decollare da piste molto molto corte. Se non sbaglio avevano fatto anche la prova tipo da un campo da calcio. Cioè proprio tanto l'aereo accende i razzi e decolla a razzo letteralmente. Il prossimo. Flying over a thunderstorm. Volando sopra una tempesta di fumo. Bello. Guarda i fulmini visti dall'alto. Probabilmente un po' meno bello per gli strumenti, poveracci. Però boom. Questo è un Gulfstream G5500, jet privato. Io sono stato di recente a bordo di un G700 per fare un video che poi mi hanno detto che non potevo pubblicare, magari un giorno uscirà. Ma tutto questo per dire che sono stato anche nella cabina a vedere, e se vedete, ecco, vedi che tipo mentre alza l'inquadratura c'è quella specie di display verde, quelle scritte verdi che compaiono solo per un attimo, tipo così nel finestrino. Perché i Gulfstream, almeno gli ultimi, hanno il hood, head up display, cioè una specie di display che però è tipo in realtà aumentata, è un vetro semitrasparente che sta davanti alla faccia, mezzo al finestrino, e ti fa tipo una sovrimpressione di scritte utili, di strumenti, mentre però stai guardando fuori. Chiaramente è utile di giorno, di notte tanto il fuori non c'è, cioè è buio. Bene, il prossimo. Cosa? No. Ma zio, ma vira. Ma che cos'è, una mongolfiera, un UFO, un... Non è, è piccolo per essere una mongolfiera, poi è piegato a fagottino, c'ha degli spigoli. Non riesco a capire. Però quello dove siamo noi è un aereo, dannazione. Poteva virare. Il primo commento non era necessario. Molto bene, avanti il prossimo. Ah, questo l'ho visto. Guarda che botta che prende sto aereo. Bam! Gli ho falciato la punta dell'ala ed è atterrato, cioè volava ancora. Vedi che si sono sganciati tutti i rivetti. Il prossimo? Ah, questo è un elicottero. La concorrenza. Con la Insta 360, tac. Guarda che figata fare le acrobazie con la Insta. Bello, bello, bello. Non ho idea di come si piloti un elicottero. Però il tizio ha il casco della Red Bull, quindi sicuramente sarà un pilota acrobatico. Non c'entra niente, non so proprio come funzionano i comandi di un elicottero. So che c'è una roba che si chiama collettivo, che però sui vecchi elicotteri ti regolava... Non lo so. Tentativo di paracadutarsi fuori da un caccia. Vediamo, scendi a prendere un caffè, amico. Non hai il seggiolino. Ma lo vedi che c'è il vento, infatti... Non ce la fa uscire. O ti butti probabilmente tipo i sub dalle barche, ti butti all'indietro, rotolando sulla schiena, però rischi di beccarti una crocchia sulla coda e di falciarti la testa. E lui sta cercando di uscire dal lato, effettivamente, perché sennò si fa male. No, tranquillo, metti pure la mano nel... esatto, vedi che si è bruciato, che ha ritirato la mano. Cioè, stava mettendo la mano nella turbina. No, no, cioè, scendi pure quando vuoi. Ma cosa vuol dire? Dimmi che ci rinuncia e chiude il finestrino, rido troppo. Sì! Mission aborted. Bro, io resto a bordo. Ok. Mazza. Cioè, ho proprio salti di cattiveria. Hai proprio salti violento, perché devi riuscire comunque a schivare la coda dell'aereo. Oppure ti fa solo male così. Guarda qui, si sta bruciando la mano, secondo me. Gli passa il calore attraverso il guante. Una certa... Ops! Non lo so, mi sembrava un po' un pagliaccio. Poi magari dovevano farlo come missione. Tipo, proviamo a vedere se non funziona il seggiolino iettabile, se riusciamo a scendere lo stesso. Allora, come funziona l'assenza di peso in un aereo con zero gravità? Come funziona? Fluttui. Ah, il cane! No, il cane! Che figata deve essere!
E poi boom, è quello il problema, poveraccio, il cane non se l'aspettava. Che bello deve essere essere un cane e di colpo trovarti senza gravità e non capire del perché. Perché gli umani, ok, c'è la cuffia e il microfono, ok, adesso faccio la manovra, facciamo un dive, ti faccio fare l'esperienza di qualche secondo a 0G. Ma il cane che di colpo comincia a fluttuare così, dice, sono un cane magico. Non sembra neanche troppo spaventato. Guardalo, vedi, comincia a camminare sulle pareti. Cane intelligente. Avanti il prossimo, un aereo a bassa quota su un fiume. Molto bassa. Molto bassa. Molto bassa. È un Cessna. Ah, era solo così. È solo un tizio che fa i bassi, ma bassissimi, su un Cessna 172. Sembra classicissimo. Ok, non mi faccio domande. Cioè, immagino sia divertente. È molto pericoloso. Sicuramente non legale. Però vabbè, sembra tipo essere in mezzo alla giungla o cose. Bene, dai, ancora un paio. Mentre voi controllate di essere iscritti al canale, perché non si sa mai, controllate di essere iscritti. Magari siete iscritti a Overvolt. Questo è un altro canale, Marco Romboli. Se vi piacciono questi video di aviazione, iscrivetevi al canale. Allora, ground to air rescue fly by using skyhook to pick up people. Uno skyhook, un arpione volante per prendere persone, per raccogliere persone senza atterrare. No, perché c'è un tizio che è seduto lì ad aspettare? No, ma che bello, fatemelo fare a me, vi prego, caricatemi su un aereo in questa maniera. Ma stai scherzando? Guardalo lì. Non ci credo, passa con... Che bello è! Allora, dovete sapere che tipo gli aerei che hanno lo striscione pubblicitario dietro ovviamente non possono decollare con lo striscione pubblicitario e fanno proprio una cosa del genere, non con le persone umane ma con lo striscione, però c'è proprio tipo due paletti messi tipo sulla pista o comunque da qualche parte dove ci sia abbastanza spazio. Ci sono due paletti con una corda tesa tra di loro, passa l'aereo con un grappino, un uncino, arpione, chiamatelo come volete, passa a bassa quota in modo da agganciare lo striscione e poi va a fare il lavoro aereo, che è fare appunto pubblicità sulle spiagge o ovunque vadano gli aerei con lo striscione, non lo so. Solo che non l'avevo mai visto fare con le persone umane, che bello! Pensa che accelerazione c'è, tipo sei là, tutta la gomitolata e poi dico... Ok. Ah, questo cruscotto lo conosco. Lo conosco non perché sono stato sull'aereo, purtroppo, ma perché l'ho visto in Flight Simulator. Ed è l'Icon A5. Vediamo cosa mi avete mandato. Ah, ok. Bicchierozzo di Starbucks. Guarda che bello questo aereo. Tra l'altro ha un design interno molto da macchina. Sembra un po' una BMW, come... non lo so. Ed è un idrovolante. È un bellissimo idrovolante. Bello, proprio bello. Tra l'altro ha le ali che si ripiegano e poi carica... Vedi, guardalo. Guardalo che figo. Ha le ali che si piegano tipo così e lo carichi sul rimorchio di una macchina e quindi te lo porti su terra, te lo parcheggi in garage senza pagare un hangar in un aeroporto e poi quando lo usi te lo porti con la tua macchina sul tuo carrettino fino al lago, ha le ruote per andare fino in acqua, decolli, atterri sia su terra sia su acqua. È l'aereo perfetto. Fun fact, c'è un mio amico, non so se posso dirvi chi, che lo stava per comprare questo Icon A5. Adesso non se ne trovano perché c'è troppa richiesta e praticamente la produzione è indietro di anni e anni. Però all'inizio, quando era proprio in preordine, questo mio amico l'aveva preordinato e poi alla fine non l'ha preso solo perché l'azienda stessa, produttrice, non aveva idea di come fare per l'importazione in Europa. Infatti tutti gli Icon esistenti sono in America e non lo so, magari qualcuno l'avrà comprato dall'Europa, però non sapevano dirgli come fare per immatricolarlo in Europa e alla fine rip. Bene, e con questo coso rosso che fa un suono bellissimo, direi che ci salutiamo, signori, per questo video è tutto. Pollice in su al video. Ciao a tutti!